Ok, riprendiamo con la seconda parte. Dunque, vi ho illustrato la trama nella prima parte, diciamo che più di questo non posso dirvi perché altrimenti inizierebbero proprio troppi spoiler. Facciamo delle considerazioni. Dunque, Freedom è un anime che parla di amicizia, rappresenta l'amicizia, rappresenta il mettersi in gioco, rappresenta la tenacia. Secondo me è un anime eccezionale sotto tutti i punti di vista, dalla storia, partendo dalla storia, che seppur semplice, è decisamente meno contorta rispetto alla pietra miliare del maestro Otomo, che è Akira. Fa comunque calare lo spettatore, pur essendo una storia semplice e lineare, fa comunque calare lo spettatore all'interno di questo mondo fantastico. E dalla caratterizzazione veramente bellissima sia dei personaggi che dell'ambientazione. La caratterizzazione, appunto, come ho detto, dei personaggi è ottima, sia di quelli principali che di quelli secondari. Di alcuni personaggi davvero vi affezionerete, ognuno ha la propria storia, la propria indole. È ottimo anche il design degli ambienti di Eden e della terra post disastro climatico. Un plauso alla realizzazione tecnica proprio dell'anime, che è quasi interamente in computer grafica, quindi in grafica 3D, con delle tecniche di cel shading fluidissimo, che non sembrano per niente animazioni legnose, pur adottando una tecnica particolarmente difficile da manovrare. Troviamo comunque anche molti fondali 2D che si mixano al 3D dei personaggi che vengono animati quindi in computer grafica. È un anime bellissimo. Per quanto riguarda l'edizione della DINIT, come al solito, DINIT ci presenta un prodotto davvero fantastico, davvero di alta qualità, è confezionato davvero al di sopra della media proprio. Tutti i DVD sono inseriti all'interno di un'ottima slim cartonata, come vedete, con sopra i disegni di ognuno dei personaggi. Nel secondo troviamo Takeru e Kazuma, nel terzo c'è Kazuma, nel quarto c'è Bismarck, nel quinto c'è uno spoilerino, c'è Ao e Takeru, non vi dirò ovviamente chi è Ao, nel sesto c'è Takeru. Pardon, no, nel sesto c'è solo Ao, e nel settimo invece ci delizia con l'ultima copertina, che è nera rispetto agli altri ed è il volume conclusivo, e fra l'altro non ha un numero ma ha la scritta 7. Poi capirete il perché Freedom 7. Ovviamente non posso spoilerare nulla. E quindi, come dicevo, l'edizione DINIT è eccellente, ci propone proprio un buon prodotto. I DVD tra l'altro sono contenuti in una custodia diversa, che non è proprio quella ordinaria, sono proprio ad hoc, molto belli. Davvero un anime eccezionale, cioè, dire che è consigliatissimo è proprio poco, cioè più che consigliato. Quindi, Original Anime Video, composto da 7 capitoli, Freedom, l'ultimo baluardo del maestro Katsuhiro Otomo, già famoso per Akira, già famoso per Steam Boy e per tanti altri anime. Da Seven Vanquisher è tutto. Ah, scusate il prezzo. Il prezzo, se lo acquistate potete acquistare un cofanetto, in un'edizione limitata di sole 1000 copie, con soltanto il primo episodio. A tiratura limitata e lo trovate, mi pare, a 14 euro. Sono 14, comunque tra i 12 e i 14 euro a episodio, tranne per l'ultimo episodio, che è di 24 euro perché è comunque più lungo degli altri, proprio più lungo in lunghezza degli altri episodi. I primi 6 sono circa 20-25 minuti, mentre l'ultimo episodio è di 40 minuti. Freedom, Freedom, Katsuhiro Otomo, da Seven Vanquisher è tutto. Ciao ragazzi.